Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club. Plus, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la nostra dichiarazione per Sayori, però è il giorno del festival. Sappiamo bene cosa sta per succedere, ma come vi ho detto nel finale dello scorso episodio, quello che faremo oggi sarà tornare indietro nel tempo. Prima della nostra confessione per i sentimenti di Sayori e prima ancora di scegliere delle poesie solo per lei. Il prossimo personaggio su cui punteremo è proprio Yuri. Tutte le parole ce le siamo segnate, torniamo indietro alla nostra prima scelta. Il primo salvataggio che abbiamo toccato. Credo che comincerò da stasera, scrivendo una poesia. La volta scorsa abbiamo scritto tre poesie di fila per Sayori, tutte perfette. Questo giro invece puntiamo tutto su Yuri e iniziamo con diluvio, sentenza, deflagrare, esoterica, calamità, suicidio, lussuria, incongruo, celestiale, elettricità, bramosia, chimera, infallibile, mestizia, massacro, percezione, necropoli, espirare, simulacro e infine raziocinio. Tutte perfette per Yuri. Ovviamente tutti i testi che già abbiamo avuto con le altre, tra cui appunto Monica, li salteremo. Grazie per aver mantenuto la promessa, Geko. Sapevi che sarei tornato per te, tesoro. Spero che non sia un impegno eccessivo per te. No, se devo stare con te non sarà nulla di eccessivo. Anzitutto io non mi aspettavo nulla, quindi qualsiasi gesto da parte tua sarà una bella sorpresa. Ne sarò felice qualunque cosa sia. Davvero? Sì, non gli darò importanza se tu non vuoi che lo faccia. Va bene, ecco qui. Yuri mette la mano nella cartella e ne estrae un libro. Non volevo che ti sentissi escluso, quindi ho scelto un libro che ho pensato potesse piacerti. È una lettura breve, quindi dovrebbe mantenere alta la tua attenzione, anche se non sei solito leggere. E poi potremmo, sai, discuterne insieme se vuoi. Ma, come fai a essere così adorabile? Non peraltro la tua seconda scelta. È molto carina, Yuri, a prescindere da tutto. A prescindere da tutto è veramente una bella ragazza. Addirittura ha scelto un libro che secondo lei potrebbe piacermi, anche se non leggo molto. Grazie, Yuri, lo leggerò sicuramente. Prendo il libro con entusiasmo. Beh, puoi leggerlo tranquillamente al tuo ritmo. Non vedo l'ora di sapere cosa ne pensi. Ora che ci siamo tutti, mi aspetto che Monica annunci l'inizio dell'attività in programma per il club. E invece no. Sayori e Monica stanno chiacchierando allegramente in un angolo. Yuri ha già affossato il naso nel libro. Mi salta all'occhio la sua espressione intensa, come se non aspettasse altro. Nel mentre Natsuki sta trafficando nel ripostiglio. Yuri mi incuriosisce, vorrei parlare un po' con lei, ma mi dispiacerebbe distrarla dalla lettura. Intravedo le copertine del suo libro. Sembra lo stesso che mi ha prestato. Inoltre, sembra che stia leggendo le prime pagine. Ah. Cavoli. Si deve essere accorta che la guardavo. Mi lancio un'altra occhiata furtiva e i nostri sguardi si incrociano per la frazione di secondo. Ma questo la fa solo nascondere ancora più nel suo libro. Scusa, ero solo perso nei miei pensieri. Borbotto, convinto di averla messa a disagio. Oh, non fa niente. Se fossi stata concentrata, non me ne sarei neanche accorta. Ma sto rileggendo qualche pagina e... È il libro che mi hai dato, giusto? Già, volevo rileggerlo un po', senza nessun motivo particolare. Per curiosità, come mai hai due copie dello stesso libro? Ah, beh, quando ieri sono passata in libreria, cioè, non volevo dire che... cioè, mi è capitato di comprarne due. Ah, capisco. È piuttosto ovvio che Yuri non mi stia dicendo tutto, ma lascio correre. Inizierò a leggerlo presto. Mi fa piacere sentirlo. Quando ti avrai preso abbastanza, farei fatica a smettere. È una storia appassionante e coinvolgente. Davvero? Di cosa parla poi? Beh, Yuri chiude il libro e scorre la quarta di copertina. Si intitola Ritratto di Markov. In copertina c'è il simbolo di un occhio dall'aria minacciosa. Va bene, volevo solo essere sicura di non rovinarti qualche sorpresa. La storia parla di una ragazza del liceo che va a vivere con la sorellina minore, che non vedeva da tempo, ma non appena lo fa, la sua vita diventa davvero strana. Viene presa di mira da persone fuggite da una prigione dove facevano esperimenti sugli esseri umani. La sua vita è in pericolo e deve scegliere di chi fidarsi. Qualunque cosa faccia finisce per distruggere i suoi rapporti con gli altri, la sua vita inizia a cadere a pezzi. È un po'...
Un po' tetro, non trovi? Yuri l'aveva descritta come una bella storia, ma svolta deprimente mi ha colto alla sprovvista. All'improvviso Yuri fa un risolino. Non ti piacciono le storie come queste, Geko? No, non è per quello. Cioè, apprezzo senz'altro questo tipo di storie, non preoccuparti. Lo spero. Avevo completamente dimenticato che Yuri ama certe cose. Sembra così timida e chiusa di se stessa, ma la sua mente nasconde qualche sorpresa. Il fatto è che storie simili ti sfidano a guardare la vita da una nuova prospettiva. Quando accadono cose orribili, non solo perché qualcuno vuole essere malvagio, ma perché ha degli obiettivi o una filosofia in cui crede. Poi, all'improvviso, quando pensavi di riconoscerti nel protagonista, capisci che la sua ingenuità e la sua morale in bianco e nero l'hanno portata alla sua via del male. Sto divagando, vero? L'ho fatto di nuovo. Mi dispiace. Ehi, non ti scusare. Non ho perso interesse. Beh, allora va tutto bene, ma forse dovrei dirti che ho questo problema. Lascio che cose come i libri e la scrittura mi riempiano i pensieri e mi dimentico di fare attenzione agli altri. Perciò scusa se mi metto a dire cose strane e per favore fermami se inizio a straparlare. Non credo proprio che tu debba preoccuparti, vuol dire solo che la letteratura ti appassiona. Ascoltare è il minimo che possa fare, dopotutto questo è il club letterario. Beh, è vero. Di fatto, tanto vale che comincio a leggerlo, no? Non devi per forza. Ma cosa dici? Solo un momento fa hai detto che non vedevi l'ora. Aspetta, ora prendi il libro. Vado subito a prendere il libro che avevo messo in cartella. Scusami, ora prendi il libro? No, ora prendo il libro. Perché questi errori? Ma che cazzo? Li odio queste cose, rovinano, anche se per piccolezze rovinano. Bene, posso sedermi qui, vero? Mi metto a sedere a fianco a Yuri. Sì. Sei sicura? Sembri un po' apprensiva. Mi dispiace. Non è che non voglio, è solo che non ci sono abituata. A leggere in compagnia, dico. Ok. Beh, se ti disturba, dimmelo. Va bene. Apro il libro e inizio il prologo. Capisco presto cosa intendeva Yuri quando parla di reggere in compagnia. È come se sentissi la sua presenza sopra la mia spalla mentre leggo. Non che mi dispiaccia, magari mi distrae un po', ma dà una sensazione di conforto. Vedo Yuri con la coda dell'occhio. Mi accorgo che in realtà non sta leggendo il suo libro. Getto uno sguardo, invece sembra leggere il mio. Scusa, stavo solo... Yuri, ti scusi davvero spesso, vero? Io, davvero? Non lo faccio apposta, scusa. Cioè... Ecco, così dovrebbe funzionare. Avvicino il mio banco a quello di Yuri fino a fargli toccare e poi metto il libro in centro. Ah, va bene. Timidamente Yuri chiude la sua copia. Ci chiniamo appena sul libro e le nostre spalle si toccano. Il mio braccio sinistro mi sembra di intralcio, perciò uso la mano destra per tenere aperto il libro. Così sarà un po' difficile voltare pagina. Aspetta. Oh, eccoci qua. Yuri alza il braccio sinistro e tiene il lato sinistro del libro tra il pollice e l'indice. Ah, io faccio lo stesso con il braccio destro sul lato destro del libro. Così, quando volto pagina, Yuri se la fa scivolare sotto il pollice quando è al suo lato. Ma tenendolo così, siamo ancora più vicini di prima. Comincio davvero a distrarmi. È come se sentissi il calore del viso di Yuri e lei è ai confini del mio campo visivo. Sei pronto? Eh? A voltare pagina. Ah, scusa. Credo di essermi distratto un attimo. Guardo di nuovo Yuri in viso e i nostri sguardi si incrociano. Non so come riuscirò a stare al suo passo. Ah, va bene così. Non sei abituato a leggere, vero? Se ti ci vuole un po' di tempo, aspetto volentieri. È il minimo che possa fare. Se me lo dici con quel sorriso, porca miseria. Visto che tu sei stato così paziente con me. Sì, grazie. Continuiamo a leggere. Yuri non mi chiede più se sono pronto a voltare pagina. Do per scontato che finisca prima di me e volto pagina quando sono pronto. Continuiamo il primo capitolo in silenzio. Anche così, ogni pagina voltata sembra quasi uno scambio intimo. Il mio pollice che abbandona delicatamente la pagina e questa che vola sul suo lato, presa sotto il suo pollice. Ehi, Yuri, magari è un pensiero sciocco, ma la protagonista mi ricorda un po' te. Credi davvero? In che senso? Beh, sotto diversi aspetti è molto più schietta, ma anche lei rimugina su tutto quello che fa e dice, come se avesse paura di sbagliare. Non è che io sia capace di leggerti nel pensiero, ma mi ricorda un po' il tuo modo di fare. E tutto questo l'ha detto dopo un giorno che la conosce. Capisco. Yuri resta in silenzio per un momento. Ma Geko, probabilmente è una cosa terribile da avere in comune con lei. Oh, è così imbarazzante che tu lo pensi. Aspetta, non lo intendevo in negativo. Scusa, non pensavo che ti mettesse a disagio.
Piuttosto, lo trovo carino. Ah, ma che razza di cose ti metti a dire? Io... Ok, gente. Penso che sia ora di condividere le nostre poesie di oggi. Se aspettiamo troppo, potremmo non avere tempo. Ah, Yuri sospira di sollievo, salvata dal dover continuare. Va tutto bene, Yuri? Mi sembri un po' giù. Scusa se la cosa non ti entusiasma tanto. Oh no, non fa niente. Yuri allontana la mano dal libro, facendola chiudere sul suo pollice. Va bene, continuerò a leggere stasera. O preferisci che lo legga solo con te? Direi che non ho preferenze in un senso o nell'altro. In questo caso lo continuerò stasera. Sarà più divertente leggere con te dopo che la storia avrà preso slancio. Hai ragione. Allora finisci pure i primi due capitoli da solo. Ok, mi alzo. Prendo nota mentalmente di dove ho interrotto la lettura e poi rimetto il libro in cartella. A proposito, ti sei ricordato di scrivere la poesia ieri sera? Sì. Non mi sento più così rilassato. Non posso credere di aver consentito una cosa così imbarazzante. Non mi sentivo molto ispirato. Non ho fatto mai nulla del genere. Beh, ora che sono tutti pronti, perché non trovi qualcuno con cui condividerla? Non vedo l'ora. A chi mostro la mia poesia per primo? Ovviamente alla diretta interessata. Yuri sembra la più esperta. Dovrei iniziare con lei. Da lei posso aspettarmi un'opinione sincera. Mentre Yuri legge la poesia, vedo il suo sguardo illuminarsi. Eccezionale. Eh? Cosa hai detto? L'ho detto ad alta voce. Yuri si copre prima la bocca, poi la faccia intera con le mani. Aiuto! Io? Ora mi odierà. Yuri, non hai fatto niente di male. Eh? Hai proprio ragione. Perché me la prendo tanto? Yuri fa un respiro. Allora... Che esperienza hai con la scrittura? Da come usi immagini e le metafore direi che hai già scritto molte poesie. Davvero? Wow, detto da te è davvero un gran complimento. In realtà è la prima volta per me. Eh? Yuri mi guarda con occhi vacui, poi guarda di nuovo la mia poesia. Non puoi averla scritta tu. Ah, beh, lo so, certo. Volevo solo dire che... La frase di Yuri si perde nel nulla mentre cerca invano una scusa. Fa scorrere il dito lungo le parole della poesia, come per analizzarla meglio. Già, ok. Questo è il motivo per cui me ne sono accorta. Diciamo che si notano alcuni tratti tipici degli scrittori alle prime armi. Ah, qua ha ripreso tutto il discorso già fatto l'altra volta. E infatti è riapparso salta. Ci sono passata anch'io, perciò ho imparato a riconoscerli. Il segno distintivo dei nuovi scrittori è come cercano di imporre un certo stile. In altre parole, tendono a scegliere uno stile di scrittura prima dell'argomento e poi li cuciono assieme. E questo finisce per indebolire sia lo stile sia l'espressività. Una volta che Yuri trova il filo del pensiero, cambia completamente il modo di porsi. I suoi tentennamenti scompaiono e parla con sicurezza da esperta. Ovviamente non è una cosa di cui farti una colpa. Anche una semplice poesia richiede svariate tecniche e competenze. La parte forse più complessa non è scoprirle e affinarle, ma riuscire a integrarle assieme. Forse ci vorrà un po' di tempo, ma ci riuscirai, con la pratica, imparando dall'esempio e provando cose nuove. Inoltre, spero che le altre del club contribuiscano con una critica costruttiva, anche se Natsuki tende a essere un po' prevenuta. Prevenuta? In che senso? No, niente. Non è giusto parlare degli altri così. Scusa. Non è grave. Non so bene se Yuri sta chiedendo scusa a se stessa, a me o a Natsuki. Ti dispiace se leggo la tua poesia ora? Fai pure. Vorrei spiegarti cosa pensavo mentre la scrivevo. Yuri fa un sorriso sognante, come se per lei fosse un'occasione rara. Il che è bizzarro. Non dovrebbe essere un club letterario, dopo tutto. Per fortuna noi l'abbiamo già letta, la poesia. Perdona la pessima grafia. Cosa? Non lo stavo affatto pensando. Ma ci hai messo molto tempo a leggere. Non è vero, ho schiacciato subito là. Non leggo spesso in corsivo, per cui... In realtà penso che la tua scrittura sia carina. È un sollievo. E poi la poesia mi è piaciuta. Anche se è breve, è davvero descrittiva. Non era troppo breve. Di solito scrivo poesie più lunghe. Niente affatto. Sono davvero felice che ti piaccia. Sarò sincera. Dato che è la prima volta che condividiamo, volevo scrivere qualcosa di un po' leggero. Un testo più facile da digerire, diciamo. Ti interessano i fantasmi, Yuri? Ah,
In realtà la storia non parla affatto di fantasmi, Geco. Davvero? Allora non ci ho proprio capito nulla. Beh, dopo tutto, gli ho dato solo una scorsa. Ma ricorda che spesso i poeti esprimono i loro pensieri, sentimenti ed esperienze nelle loro opere. Fanno di più che raccontare una storia e descrivere un'immagine. In questo caso, forse, il soggetto della poesia è un fantasma solo simbolicamente. Indugia nell'ultimo luogo in cui è ancora a suo agio, incapace di lasciarsi alle spalle il passato. E presto resterà senza niente. Detta così è molto più solenne. Non ci avevo nemmeno pensato. È notevole, eh? Non è nulla, davvero. Anche la tua era notevole, perciò... Ecco, guarda, adesso ha proprio cambiato il discorso perché è sparito di nuovo il salta. Ma no, piuttosto potrei imparare qualcosa da te. Lo credi davvero? Sì, certo. Ah, sai... Ero davvero nervosa all'idea di fare tutto questo, ma alla fine mi è piaciuto. Continuerò a fare del mio meglio per te, Geco. Ah, anch'io. Oh, a chi mostriamo la poesia? Allora, vorrei andare da Monica, ma andrei da Sayori prima. Ok, qua è tutto dialogo nuovo. È una bella poesia, Geco. Sicuro che sia la prima volta? Ovviamente. Non è poi così bella. Ti sembro il tipo che scrive poesie nel tempo libero. Hai proprio ragione. Ok, Sayori non ci ha detto niente di più. Andiamo da Natsuki. Ah. Eh? Geco, se non vuoi prendere il club sul serio, tornatene a casa. Cosa? Ci vai giù pesante. Cos'è? Vuoi farmi credere che ti sei impegnato davvero? Se una dice che è bella, l'altra dice che è meravigliosa e tu dici che... non la prendo sul serio, forse sì, sei prevenuta. Mi prendi per stupida. Non sono uno scrittore, non sarà granché, ma sì, mi ci sono impegnato. Cominciamo tutti da qualche parte, no? Se tu sei così orgogliosa della tua prima poesia, mi piacerebbe leggerla. A ripensarci fa male, eh? Ah, va bene. Beh, scusa, comunque migliorerai. Ti direi anche cosa migliorare, ma ti conviene semplicemente riprovare da capo. Mi sembra giusto. Beh, a ciascuno il suo. Comunque adesso dovrò condividere la mia. Conoscendoti penserai che sia stupida. No, sinceramente non lo penso. A parte il fatto che lei era prevenuta, non ci ha detto nient'altro. E non ho grandi aspettative su Monica a questo giro. Ottimo lavoro, Geco. Mi veniva da dire, oh, mentre la leggevo. È davvero ricca di metafore. Non so bene perché, ma non mi aspettavo qualcosa di così profondo da te. Forse ti ho sottovalutato. È più facile se tengo basse le aspettative di tutti. Così si vede sempre quando mi impegno. Così non è molto onesto però. Beh, comunque ha funzionato, direi. Sai che a Yuri piace questo stile, vero? Pieno di immagini e simbolismo, a differenza di Sayori che preferisce descrivere allegria e tristezza con parole semplici e dette. A Yuri piace quando sono i lettori a ricavare un loro significato da una poesia. È uno stile di scrittura difficile da padroneggiare, consentire sia di perdersi nelle emozioni evocate dalla poesia, sia da analizzare nel profondo tutte le sfumature. Servono anni di pratica e credo che Yuri ormai li abbia. Non gliel'ho mai chiesto però. Sono sicuro di essere ancora ben lontano dal suo livello. Non preoccupartene tanto, segui la tua strada, continua a esplorare e a imparare provando cose nuove. Sono sicuro che proverò parecchie cose diverse, ma ci vorrà del tempo per acquistare sicurezza. Va bene così, mi piacerebbe molto vederti provare cose nuove. È il modo migliore per trovare lo stile che ti calza meglio. E su questo hai ragione, non peraltro siamo tornati indietro nel tempo. E con questo abbiamo finito un'altra giornata di poesie. Ma che linguaggio usa? Eh? Scusa, hai detto qualcosa? No, niente. Oh no, stanno per litigare. Beh, sai una cosa? Non sono io quella a cui è spuntata una misura di reggiseno in più non appena arrivato Geco. Natsuki! Natsuki, stai un po'... Tu restane fuori! Non mi piace nei litigi. All'improvviso entrambe le ragazze si girano verso di me, come se si fossero appena accorte della mia presenza. Geco... vuole solo mettermi in cattiva luce. Non è vero. Ha cominciato lei. Se solo fosse scesa dal suo piedistallo e avesse imparato che uno stile semplice è più efficace, tutto questo non sarebbe mai successo. Che senso ha rendere le poesie inutilmente complicate? Il significato dovrebbe risultare evidente al lettore, non costringerlo a interpretarlo. Aiutami a spiegarglielo, Geco. Aspetta, c'è un motivo se la nostra lingua è così ricca di parole profonde ed espressive. È l'unico modo efficace per comunicare sentimenti e significati complessi. Evitarle non è solo una limitazione inutile, ma anche uno spreco. Tu mi capisci, giusto, Geco? Allora? Come ci sono finito in questa situazione? Non so niente di scrittura, ma la persona con cui mi schiererò probabilmente avrà un'opinione migliore di me.
Quindi ovviamente mi mostrerò d'accordo con Sayori. Aiutami tu. No, non è vero. Questo giro Yuri. Natsuki, è vero che la tua poesia mi è piaciuta. Ecco, visto? Aspetta, non è una giustificazione per comportarsi così male. Non dovresti attaccare briga solo perché qualcuno ha un parere diverso dal tuo. Ma non è andata così. Yuri non vuole nemmeno prendere sul serio la mia poesia. Capisco. Yuri, eh? Sei una scrittrice veramente di talento. Non ho nascosto di essere rimasto colpito. Beh, ma il punto è questo. Per quanto semplice o raffinato sia lo stile di scrittura di una persona, ci sta comunque mettendo i suoi sentimenti, al punto che diventa una cosa personale. È per questo che Natsuki si è sentita minacciata quando hai detto che la sua poesia era graziosa. Capisco. Non mi ero accorta di aver... Mi dispiace. Ma tu, Natsuki, hai esagerato. Yuri non l'ha detto con cattiveria. E se solo avessi detto come ti aveva fatto sentire, tutto questo non sarebbe mai successo. Ma di che parli? È proprio quel che ho fatto. È stata lei a... Natsuki, penso che possa bastare così. Avete detto entrambe cose che non volevate. Yuri si è scusata. Non credi che dovresti farlo anche tu? Ah? Natsuki stringe i pugni. Alla fine nessuno sta dalla sua parte. È in trappola e fa la sprezzante solo perché si sente sotto pressione. Finisco con l'essere dispiaciuto per lei. A volte, quando sono triste, una bella passeggiata mi fa schiarire le idee. Sayori, non ha bisogno di... Sai cosa? È proprio quello che farò. Almeno mi risparmierò la vista delle vostre facce in questo momento. Senza preavviso, Natsuki afferra dal banco il foglio con la sua poesia e si precipita fuori. Uscendo, lo accartoccia fra le mani e lo getta nel cestino dei rifiuti. Ah, poverina. Natsuki, cosa l'hai preso? Guardo verso il lato opposto dell'aula. Yuri ha il mento poggiato sulle mani e fissa il banco. Mi avvicino con cautela e mi siedo accanto a lei. Va tutto bene? Mi vergogno moltissimo. Non posso credere di essermi comportata in quel modo. Ora probabilmente mi odierai. No, Yuri. Chi non si sentirebbe frustrato dopo essere stato trattato così? Hai gestito la situazione come chiunque avrebbe fatto. Non ti giudico affatto. Beh, d'accordo, ti credo. Grazie, Jeko. Sei troppo gentile. Sono grata che tu sia entrata nel club. Ah, figurati. Un'altra cosa, a proposito di quello che ha detto Natsuki. Sì, insomma, hai capito. Non farei mai nulla di tanto indecente. Allora... Eh? Che cosa ha detto Natsuki? Beh, lasciamo perdere. Vado a prendere del tè. Ah, buona idea. Ne faresti una tazza anche per me? Sì. In realtà abbiamo sentito tutto, ma dovevamo rassicurarla. Ed ecco la nostra seconda poesia. Allora, per la seconda poesia, intellettuale, immortalità, infallibile, ripugnanza, incongruo, risolutezza, chimera, entropia, turbinio, volubile, percezione, carcere, bramosia, dintorni, degenerare, simulacro, necropoli, inetto, sontuoso... Oh no! No, la penultima! No! Sì, lo so che non cambierebbe nulla, ma io voglio la poesia perfetta, non voglio dare un punto neanche a nessun altro. No, il penultimo. Devo rifare tutto. Esistenza e infine bramosia. Oh, finalmente. Un altro giorno trascorre ed è già ora della riunione del club. Ed è già l'ora di andare da Yuri. Ehi, Yuri. Eh? Ah. All'improvviso noto Yuri che sta leggendo un libro diverso da quello che abbiamo letto assieme. Scusa, non volevo interrompere. Ah, no. In realtà stavo aspettando te. Beh, se è così, perché non cominciamo? Sì, dai. In realtà ho una richiesta da farti. Ti spiace se prima ti faccio un tè? Niente affatto. Grazie mille. Non c'è niente di meglio se una bella tazza di tè per migliorare la lettura. Oltre alla tua presenza, chiaro. Così spudorata proprio, subito. La seguo e la vedo recuperare dallo scaffale una piccola brocca d'acqua, di quelle con il filtro all'interno. Puoi reggerla un attimo? Certo. Yuri mi passa la brocca dell'acqua e prende un bollitore elettrico. Lo metto sulla cattedra, attacco la spina e poi iniziamo a prendere l'acqua. Mi passa accanto e posa il bollitore sulla cattedra. Resto a guardare i suoi movimenti. Mi colpisce quanto siano diversi dal suo modo di parlare, soprattutto per le sue lunghe gambe. Yuri ha un portamento alle gambe e metodico. Ok, mi passi la brocca dell'acqua? Grazie, torno subito. Beh, tanto vale che venga con te. Già, perché no? Allora, vogliamo andare? Sì. Dove andate voi due? Eh?
Stiamo solo... Yuri voleva preparare del tè e allora... All'improvviso mi rendo conto di quanto sia strano spiegarlo a Monica. Stiamo solo riempiendo la brocca dell'acqua. Ah, ok. Scusate, ero solo un po' curiosa. Ma basta una persona, no? Monica, una volta tanto, fatti gli affari tuoi. Porca troia, così spudorata? O vorresti dire che c'è qualcosa di sbagliato nel coinvolgere Geco nelle attività del club? Eh? Wow. Resto a bocca aperta. Io direi che non c'è niente di sbagliato. Ah, allora andiamo, Geco. Ah, Yuri esce rapidamente dalla stanza. La seguo. Wow. Fatti i cazzi tuoi, porca troia. Uscita in corridoio, improvvisamente appoggia la fronte al muro. Ho parlato senza riflettere. Come ho potuto dire una cosa del genere? Yuri. Qualcosa nel modo in cui l'ha detto mi ha davvero irritata. Ma cosa mi prende? No, Yuri, credo che tu abbia fatto la cosa giusta. Non me l'aspettavo, ma non è giusto che Monica giudichi così gli altri. Geco, come mai anche quando faccio qualcosa di brutto, tu sei gentile con me? Perché sì, niente di quello che fai è così brutto come sembra nella tua testa. Nessuno è perfetto. Abbiamo delle emozioni e non possiamo nasconderle sempre. Ma nella tua testa ingigantisci sempre tutto. Trasformi due gocce di pioggia in un uragano. Ah, no. Non mi odieresti per qualcosa di così terribile? Perché mai dovrei odiarti? Non posso odiare qualcuno perché prova delle emozioni. Che genere di amico lo farebbe? Hai detto amico? Ah, Yuri alza la testa. Geco, mi piace molto essere tua amica. Grazie Yuri, anche a me piace essere tuo amico. Dire cose del genere mi fa sentire un po' a disagio, ma voglio rassicurarla. Comunque... Ah, sì, vogliamo andare? Sì. Io e Yuri raggiungiamo la fontanella più vicina. Dopo aver riempito la brocca, torniamo in classe. Monica, scusami per quello che ti ho detto. Geco, ti piace il tè oolong? Sì, va bene uno qualunque. Molto bene. Yuri imposta la temperatura del bollitore a 90 gradi. E poi si mette lei a 90 gradi. Oh no, cosa ho detto di nuovo? Ora prendiamo la teiera. Fai proprio le cose per bene, eh? Ovviamente, è il minimo che possa fare quando preparo il tè per gli altri. Anche se non sono un intenditore. Così resterei ancora più colpito. Ah, forse sì. Yuri prende la teiera e inizia a miscelare le foglie del tè. Con mia sorpresa, inizia persino a canticchiare tra sé. Devi proprio essere di buon umore. Davvero, mi è uscito così, e tu l'hai notato. Ho riflettuto un po' e ho deciso di provare a esprimermi un po' di più. Ho scoperto che non è difficile, almeno finché ci sei tu. Ah, è fantastico, Yuri. Solo non sforzarti troppo. Ti preoccupi sempre per me, Geco. Sei proprio tenero. Yuri non scherzava. Non so se riuscirò a gestire tutto questo. Guardo Yuri versare la tazza di tè per ciascuno. Geco, ho un'altra richiesta. Ti dispiace se oggi ci sediamo per terra? Perché? Così mi fa meno male la schiena. Posso leggere con la schiena appoggiata al muro, senza chinarmi sul banco. Ah, scusa, non l'avevo notato. Tranquillo, soffro spesso di mal di schiena, perciò cerco di gestirlo meglio che posso. Davvero? Chissà perché. Probabilmente per via del mio... Il tuo modo di sederti, giusto? Sempre china in avanti a leggere. Sì, mi siedo in un modo sbagliatissimo. Ecco perché dovremmo sederci a terra. Mi sembra giusto. Vado a prendere il libro. Recupero il libro della cartella. Ah, ho anche il del cioccolato. È un sacchetto di cioccolatini che ho tenuto nascosto dal dolce radar di Sayori. Lo prendo, è buono con il tè. Poi io e Yuri ci sediamo contro il muro, con le tazze di tè accanto. Come se fossimo sincronizzati, ci mettiamo nella stessa posizione di lettura dell'ultima volta, con metà del libro per ciascuno. Solo che, questa volta, i nostri corpi sono ancora più vicini. Non ci vedo molto bene. Yuri si avvicina tanto che le nostre spalle si toccano. Come faccio a concentrarmi sulla lettura in questa situazione? Yuri mi è sempre sembrata carina, ma quando è meno apprensiva è persino troppo per me. La tua tazza di tè. Yuri mi porge la mia tazza di tè. Reggendola con la mano che non tiene il libro, finisco in una posizione che mi rende ancora più difficile concentrarmi. Perché ora devo preoccuparmi di non toccarle il petto per sbaglio. Nel frattempo Yuri non si è accorta di nulla. Ha la sua espressione di lettura intensiva. Immagino che il mondo sia svanito intorno a lei. Mi concentro sulla lettura con tutta la forza di volontà. Dopo qualche minuto riesco finalmente a rilassarmi un po'. Mi appoggio la tazza di tè tra le gambe e armeggio con l'incarto dei cioccolatini. Ah, scusa. Lascio il libro per un istante per finire di aprire l'incarto. Prendine quanti ne vuoi. Ah,
Sei gentile, ma preferisco di no. Eh? Sei sicura? Beh, se lo tocco potrei macchiare le pagine. Ah, hai ragione. Non ci avevo neanche pensato, scusa. Non ti devi scusare. Terrò io il libro, va bene. Sei sicura? Ma certo. Oh. Yuri apre il libro con entrambe le mani. Lo tiene in modo che per me non sia difficile leggerlo. Ma così tiene il braccio sinistro praticamente sopra la mia gamba. Beh, in questo caso Yuri è già di nuovo immersa nella lettura. Prendo un cioccolatino e me lo metto in bocca. Poi prendo un altro cioccolatino e lo porgo a Yuri. Non distoglie nemmeno lo sguardo dal libro. Apre semplicemente le labbra, come se fosse del tutto naturale. Ma questo vuol dire che non posso fermarmi. Con apprensione le metto il cioccolatino in bocca. È così che lo chiami? Come se niente fosse, Yuri lo avvolge nelle labbra. Eh? Yuri cambia improvvisamente espressione. Oh, del cioccolato? Cosa? Cosa ho... Yuri mi guarda come se avesse bisogno di una conferma di quello che è appena accaduto. Jaco... Scusa, forse non dovevo farlo. Beh, mi stavi solo aiutando. È quello che fanno gli amici, dico bene. Cioè, non proprio, ma sì, è stato solo quello. Sì, allora non c'è bisogno che ti fermi. Capisco, la situazione si è fatta piuttosto tesa. Yuri cerca di tornare al libro, ma le leggo in faccia che neanche lei riesce più a concentrarsi. Il cuore mi martella in petto. Nervoso prendo un altro cioccolatino tra le dita. Ma questa volta Yuri mi guarda negli occhi. Dammi il cioccolatino. Come siamo arrivati a questo punto? Non lo so, forse sei tu che le hai messo qualcosa in bocca? E ovviamente sto parlando del cioccolatino. Yuri non distoglie lo sguardo. Vedo il suo petto che si alza e si abbassa al ritmo del suo respiro. Alzo il braccio. Ah. Come prima, Yuri apre le labbra, ma questa volta è diverso. Prendo il cioccolatino e glielo metto in bocca. Ripeto, lo chiami così tu? Sento il calore del suo alito sulle dita. Ok, gente. Ma che... Ah! Yuri scatta all'indietro e sbatte la testa contro il muro e si spacca la testa. È ora di condividere le poesie. Jaco, aiuti tu Yuri a mettere via la roba del tè, vero? Sì, certo. Ok, grazie. L'incantesimo si spezza all'improvviso. Penso io alle tazze. Sì. Yuri raccoglie le tazze di tè dal pavimento. Io raccolgo il sacchetto di cioccolatini. Vedo Sayori in lontananza e gli lancio un cioccolatino all'improvviso. Pum. Alla fine riordiniamo tutto di fretta senza scambiarci una parola. Ho la sensazione che nessuno dei due avrà mai il coraggio di parlare di tutto questo. Vuoi un altro cioccolatino in bocca? Dammi altro. A chi mostro la mia poesia per primo? Vediamo Natsuki che cos'ha da dire questo giro. Beh, mi tocca ammettere che è meglio di quella di prima. È bello vedere che ti stai impegnando. Bene. Però ancora non mi piace. Si sforza troppo di essere seria. Eh? Che vuoi dire? Le poesie non devono essere per forza tutte profonde per esprimere qualcosa. A meno che tu non abbia davvero preso la mano, sembrerà forzata. Davvero, non metterti a scrivere poesie come questa finché non sei al livello di Yuri. Natsuki si zittisce all'improvviso. Non dirmi che... Eh? Non stai cercando di fare colpo su Yuri, vero? Ma di che stai parlando? E abbassa la voce. Sai, Yuri ci va a nozze con questa roba deprimente. Solo perché ha talento non significa che... Cioè... Eh? Temo di essere nei guai. Devo aver toccato un nervo scoperto, anche se non so bene come. Basta, con te ho chiuso. Natsuki mi ricaccia in mano la poesia che le ho passato. Prenditi la tua stupida poesia. Se l'hai scritta per qualcun'altra, non farla leggere a me. Aia, ecco cosa succede se lascio che una ragazzina più giovane si faccia gli affari miei. Se non so leggere il pensiero, finisco inevitabilmente nei pasticci. Perlomeno non è Natsuki quella su cui volevo fare colpo. Madonna mia. Però, ovviamente, siccome abbiamo fatto la poesia per Yuri, era palese che sarebbe successa una roba del genere. Certo non mi aspettavo che già il secondo giorno lei non mi facesse leggere la sua poesia. Però c'è sempre da dire, Natsuki comunque è oggettiva sulle cose, a parte nella seconda parte. All'inizio comunque stava dando il suo parere oggettivo. Su questo apprezzo come è stato scritto il personaggio di Natsuki, perché comunque, anche se scegli le altre, da un certo punto di vista lei comunque è oggettiva. Tranne quando parli di Yuri, ovviamente lei ci rimane male, però è oggettiva all'inizio. Andiamo da Monica a questo giro. Ciao di nuovo, Jaco. Ciao anche a te. Questa è bella. Non so se stai prendendo dimestichezza con il tuo stile, ma è più emotiva dell'ultima che ho letto. Solo una domanda. Ti sei fatto ispirare dallo stile di Yuri?
Sì, un pochino. Non si può negare che abbia talento. Decisamente. Le sue poesie sono le più... tenebrose. È il modo migliore per descriverle. Quando prende in mano la penna diventa una persona del tutto diversa. Me ne sono accorto anche io. Quando parla di letteratura è come se le si accendesse una luce dentro. Purtroppo è difficile fare conversazione con lei. Credimi, ci ho provato. Chissà cosa succede in quella sua testolina. Spero che tu non lo intenda in modo negativo. No, certo che no. Volevo dire che vorrei vederla meno chiusa in se stessa. Però, da come la difendi... devi essere parecchio preso da lei. Eh? Hai completamente frainteso. Calma, calma, sto scherzando. E poi sono abbastanza certa che abbia già un ragazzo. Allora, parentesi. È palese che Monica vuole avere il nostro interesse verso di lei e sta cercando di mettere in cattiva luce Yuri. Ma perché, conoscendo il gioco, alla fine Yuri è l'unica fra tutte, Monica a parte, che ha una mentalità totalmente diversa, quasi disconnessa da quella di Monica. E non voglio dire troppo perché per chi sta seguendo questo let's play come primo let's play potrebbe essere spoiler, ma è completamente al di fuori dei suoi schemi. Per quello Monica fa fatica con lei, secondo me. Cosa? Davvero? Sì, ma forse vive nelle pagine di qualche libro. Monica quasi sussurra l'ultima frase. È solo un'ipotesi, ma... beh, non c'è niente di sbagliato. Ma certo, lo so. Volevo solo dire... comunque... vuoi leggere anche la mia poesia ora? Mi piace com'è venuta, spero che piaccia anche a te. Va bene, diamogli un'occhiata. Grazie per avermi ascoltata. Lascerei Yuri per ultima, ma voglio vedere cosa dice Sayori. Domani è il giorno in cui Sayori già si distacca da noi e va via prima. Quindi domani vorrei andare subito con Sayori e vedere cosa dice. Mostriamo la poesia a Sayori. Oh, questa mi piace, Geko. Ha dentro delle belle emozioni. Ah, sono contento. Vuoi dire che è meglio di ieri? Fammi pensare. Non lo so. Direi che mi piacciono entrambe. Non è molto d'aiuto, sai? Beh, non sono molto brava a capire se le poesie sono belle o brutte, ma è per questo che vado dove mi porta il cuore. Se mi fa provare qualcosa, allora deve essere una bella poesia. Non sono sicuro che sia proprio così che funziona, ma immagino che trasmettere sentimenti sia una parte piuttosto importante. Già, può darsi. Francamente, non so nemmeno che stile ti piace, solo perché non hai provato a scrivere nulla per lei. Già, neanche io. Perché non provi almeno a pensarci un po'? Oh, vuoi scrivere qualcosa per me? Sei così dolce. Sì, certo. Ma tu pensi sempre agli altri. Ogni tanto dovresti pensare anche a te stessa. O finirai per farti del male da sola. Eh? Beh, non so bene cosa intendi, ma vedrò di tenerlo a mente. Beh, non importa. Beh, comunque vediamo. Credo che mi piacciono le poesie allegre. Aspetta, a volte mi piacciono anche le poesie tristi. A volte un po' tutte e due. C'è una parola apposta per dirlo. Ce l'ho sulla punta della lingua. Dolce amare. Agrodolce, forse, intendevi. Ecco, mi piacciono le cose allegre e le cose tristi. Allegre e tristi? Non mi sembri il tipo a cui piacciono le cose tristi, Sayori. Beh, quelle allegre mi piacciono di più. Ma a volte, quando hai come un nuvolone in testa, una poesia triste ti permette di abbracciare il nuvolone e far brillare un arcobaleno felice. Che frase poetica, Sayori. Eh? Davvero? Forse sto davvero imparando ad esprimere meglio i miei sentimenti. Effettivamente, forse il lasciarla da parte la fa crescere dentro e la fa esprimere, mentre stando con noi la fa sempre rimanere nel suo guscio. Solo che il punto, se ci concentriamo sulle altre, non sappiamo cosa sta provando Sayori in quel momento. Grazie, Geko. Bisogna che me lo scriva. Adesso puoi leggere la mia poesia, ok? Certo, come no. A chi mostro la mia poesia? Ovviamente all'ultima rimasta. Sarà tutta contenta. Vediamo cosa hai scritto per oggi. Yuri fissa la poesia con un'espressione sorpresa. Ti piace? Geko, questa è anche meglio di quella di ieri. Ma come hai fatto a imparare così in fretta? Solo ieri ti ho consigliato quali tecniche esercitare. Forse è per quello. La tua spiegazione era ottima. Volevo davvero caricarla di immagini. Yuri deglutisce visivamente. Ha persino le mani sudate. Non ci sono abituata. Abituata a cosa? Non lo so. Tranquilla, fai con calma. Yuri respira e raccoglie i pensieri. So che Yuri preferisce riflettere prima di parlare, perciò porto pazienza. Sì, a essere apprezzata in questo modo. Ti sembrerà stupido, ma vedere qualcuno motivato da quello che ho scritto mi fa sentire
davvero felice. Vuoi dire che non hai mai condiviso i tuoi scritti? Yuri annuisce. Davvero, non ci credo. Davvero, scrivo solo per me stessa. E poi riderebbero solo di me. Lo pensi davvero? Di nuovo Yuri annuisce. Oh, anche gli amici intimi. Anticipo, non ho molti amici. Yuri non risponde, chissà perché. Comunque, vuoi condividere la tua poesia che hai scritto oggi? Già, se è con te... Se è con te va tutto bene, no? Qui sono stata un po' più audace rispetto a ieri. Sì, si nota. È molto più metaforica. È vero, non l'avevo letta. Che scemo. Sì, non mi ricordo se la seconda poesia l'avevo letta. Oh, è la poesia del procione. Il procione. Accadde in piena notte, mentre affettavo il pane per uno spuntino furtivo. Ad attirare la mia attenzione fu il trasmettio di un procione fuori dalla finestra. Fu quella, credo, la prima volta che notai le mie strane tendenze di umano non comune. Diedi al procione una fetta di pane, sebbene il mio subconscio fosse ben consapevole delle conseguenze. Ben consapevole che se dai da mangiare a un procione, quello continuerà a tornare. Il sintomo fu l'ammaliante bellezza del mio coltello affilato. Il pane, la mia avida curiosità. Il procione, una bramosia. Adesso, fase dopo fase, la luna si fa più grande e riflette molto di più la luce sulla lama del coltello, quella stessa luce che splende negli occhietti del mio amico procione. Taglio il pane, fresco, morbido. Il procione freme di entusiasmo. O forse sto solo proiettando le mie emozioni su quell'animale che ho appena saziato. Il procione ha iniziato a seguirmi. Si può dire che siamo ormai abituati alla nostra reciproca compagnia. Sempre più spesso il procione ha fame. Pronti, ho il pane a portata di mano. Ogni volta che brandisco il mio coltello, il procione mi mostra il suo entusiasmo. Una scarica di adrenalina, classico riflesso pavloviano. Affetto il pane e anch'io, ancora una volta, mi nutro. E ora torniamo da Yuri. Non so bene se sono io, ma non ho ben chiaro di cosa parla questa poesia. È comprensibile. È un po' più vicina allo stile di scrittura che preferisco. Usare la poesia come una tela su cui dipingere immagini vivide e trasmettere emozioni. Sì, se la prendo alla lettera non capisco nemmeno di cosa dovrebbe significare. Beh, penso che persone diverse ci si riconoscano ciascuna a modo suo. Volevo esprimere come mi sento quando mi dedico ai miei hobby più insoliti. È il genere di cose che di solito sono costretta a tenere per me. Il coltello, tipo? Perciò a volte mi piace scriverne. Perché le tieni per te? Perché sono imbarazzanti e tutti mi prenderebbero in giro. Tu non hai niente del genere, Geco? Beh, sì, credo di sì. Guardo gli hentai di notte. Penso che tutti abbiamo qualcosa del genere. Il meglio che possiamo fare è rispettarci l'un l'altro con la nostra individualità. Anche se a volte è difficile e certe cose ci mettono a disagio. Dopotutto, se non avessi accolto la mia stranezza, probabilmente mi odieresti. Forse sto parlando di nuovo a ruota libera. Ma grazie, sei un buon ascoltatore. Sei bravo a fare molte cose. A scrivere, ad ascoltare. Non sono molte le persone come te, Geco. Stai un po' esagerando. È solo quello che sento. Non avrei mai pensato di sentirmi così a mio agio a condividere quello che scrivo. Ma adesso è quasi come se non vedessi l'ora. È una sensazione molto bella. Ed è grazie a te. Non è niente, davvero. Yuri mi fa un sorriso sincero. Solo per un istante la sua timidezza sembrava scomparire. Oh. Torno di nuovo a casa insieme a Sayori. Dunque, mettiamo che un giorno Yuri ti chiedesse di tornare a casa assieme. Tu cosa faresti? Ma che domande fai? Mi metti in difficoltà. Tornerei a casa con Yuri. Madonna mia, che pezzo di merda che sei. Tornerei a casa con Yuri. Perché l'idea mi fa battere il cuore all'impazzata. Cioè, visto quanto è difficile socializzare per lei, mi dispiacerebbe molto rifiutare. Non è forse bella e intelligente? Ma questa ora che c'entra? Allora lo ammetti. E dai. Tanto non ha nessun senso fare delle ipotesi su una cosa che non succederà mai. Beh, forse. Ma mi piace pensarci. Fra poco non avrai più bisogno di me, sai? Bisogno? Sayori, non so proprio cosa ti passi per la testa. Oh, che stronzo che sei. Dio mio, quanto sei... Quanto ti odio. Scusa. Siamo tutti diversi. Nessun membro del club può sostituirti. Se lo dici tu. La conversazione si spegne e io mi sento in imbarazzo. Però la colpa è un po' sua per avermi messo alle strette con quella strana domanda. Non posso mentirle.
Ma se qualcosa la rende felice, non vorrei mai portarglielo via. Per questo ho detto che non ha senso fare ipotesi. Comunque, mancano ormai pochi giorni al festival. Chissà cosa succederà nel frattempo. Dio mio, quanto ti odio! Il personaggio principale di sto gioco, io lo detesto! Hai una persona che ha bisogno di te, a prescindere che sei interessato a un altro. Comunque le dai man forte, pezzo di merda! Anche perché già adesso abbiamo detto una cosa terribile. Domani, quando invece dovremmo ascoltare il dialogo della depressione di Sayori e dovremmo dirle se la amiamo o la vediamo come amica, sarà ancora peggio! Ira, massacro, dinamismo, silhouette, simulacro, elettricità, espirare, caparbia, eterna, sentenza, intellettuale, indagine, esoterica, inorridire, firmamento, mestizia, carcere, deflagrare, reclusa, ed infine, dirompente. Oddio, sono di nuovo l'ultima. Niente paura, sono appena arrivato anch'io. Sei buffo, Jaco. Perché mi sento come osservato? Getto uno sguardo all'aula. All'improvviso noto Yuri che mi spia sopra le pagine del suo libro, ma distoglie subito lo sguardo imbarazzata. E capisco che così non andremo da nessuna parte. Yuri non è tipo da rompere il ghiaccio e attaccare conversazione, non l'ha mai fatto. Non mi resta che prendere l'iniziativa. Ormai è un po' più facile per me. Lascio il mio banco e ne prendo uno accanto a lei. Ah, non volevo disturbarti. Tranquilla, non hai fatto niente. Ma si vedeva che volevi restare solo con i tuoi pensieri. Solo con i miei pensieri? Come hai capito che ero pensieroso? Beh, ho un occhio attento. L'ho capito facilmente dalla tua postura e dall'espressione del tuo viso. Non che ti stessi fissando, chiaro. Sarebbe inquietante. In ogni caso, ci hai visto giusto. Scusa se ti ho fatto preoccupare. Non devi scusarti. Dopotutto, sono stata io a mischiarmi. Certo, c'è chi preferisce tenere le proprie cose per sé, ma se vuoi dirmi cosa ti frulla per la mente, sarò lieta di ascoltarti. Oh, non ho niente di che. Sono un po' in pensiero per Sayori. Sayori? Già, oggi sembrava strana, ma quando gliel'ho chiesto, si è rifiutata di ammetterlo. E così continua a chiedermi se le sia successo qualcosa. Oh, è piuttosto romantico. Eh? Scusami, non volevo dire una scemenza. Non è quello, è che non vorrei che fraintendessi. Io e Sayori siamo amici da molto tempo, tutto qui. Ah, capisco. Allora forse è strano che ti nasconda così i suoi sentimenti. Forse do troppo peso alla cosa. Jaco, il mondo è pieno di significati, spesso sepolti proprio sotto il nostro naso. È impossibile svelare tutti i segreti di una persona per quanto tu la conosca bene. Ah, allora pensi che ci potrebbe davvero essere qualcosa sotto? Penso che Sayori sia una persona molto complessa. I suoi atteggiamenti esterni non sempre corrispondono a quello che porta dentro. E spesso non sembra sapere ciò che vuole. Anche a me è sembrata strana oggi, e anch'io sono in pensiero per lei. Ma nel tuo caso era il tuo unico pensiero, dico bene? Beh, direi di sì. Sayori, tieni molto a lei, dico bene? Ah, direi di sì. Però non metterla in questo modo. Siamo buoni amici, tutto qui. All'improvviso, Yuri mi fissa intensamente negli occhi. Ha un'espressione gentile e curiosa, come se cercasse qualcosa. Imbarazzato, distolgo lo sguardo. A volte, nemmeno noi conosciamo i nostri misteri. E tu, che sei onesto e premuroso, potresti scoprire sentimenti che non conoscevi. Cioè, io penso che sia molto fortunata che tu provi questo per lei. Yuri, non sopravvalutarmi. Sono una persona molto semplice. Penso di capire piuttosto bene i miei sentimenti. Non sono certo sofisticato quanto te. Ah, non è un complimento, vero? È quel che è. In ogni caso, già che siamo qui, perché non leggiamo un po'? Beh, se per te va bene... Sì, almeno mi aiuterà a non pensarci troppo. Ah beh, certo. E niente, la giornata passò così. Parliamo subito con Sayori. Vediamo cosa dice. Direi che non è male. Dai, si capisce che non ti piace. Beh, non devi preoccuparti di come la penso. Dopotutto l'hai scritta per qualcun altro, vero? Probabilmente Yuri. Eh? Non l'ho scritta per nessuno in particolare. Forse non è proprio quello che intendevo. Ma va bene così. Ti stai facendo dei nuovi amici, proprio come speravo. Questo mi rende davvero felice. E anche tu sei felice, vero? In questo club. Beh, certo che sì. Bene. È la sola cosa che conta per me. Grazie, Jaco. Sayori, c'è qualcosa che non va? Eh? No, niente. Sono solo stanca oggi. Va bene. Dimmi solo se ti serve qualcosa. Senz'altro.
non preoccuparti per me, ok? Ora puoi andare a giocare con tutte le altre. Se insisti. Sì! Oggi vado a casa un po' prima. Sayori? Dì a Monica che non mi sentivo bene, ok? Ci vediamo domani. Prima che io possa dire altro, Sayori esce allegra dall'aula, canticchiando tra sé. Monica, Sayori è andata via, come hai visto. Il tuo stile è diventato proprio raffinato, Geko. Yuri ti ha insegnato molto, vero? Beh, sì, un pochino. Sì, ho notato quanto tempo passi con lei. L'ho sentita parlare di più di questi ultimi due giorni che in tutto il resto dell'anno. Non so bene come ci sei riuscito, ma è davvero notevole. Beh, le servono solo un po' di pazienza e un modo di parlare di tutto quello che hai in testa, immagino. Anche io ci sto ancora prendendo la mano. Ti fai davvero in quattro, eh? Deve piacerti molto. Ma... Verrebbero dei dubbi a chiunque, sai? Passi del tempo con lei ogni giorno nell'aula del club, a leggere insieme quel suo romanzo dark. Beh, è solo che mi dispiace che faccia così fatica a socializzare. Voglio assicurarmi che non passi tutto il tempo da sola. E poi, anche il romanzo non è male, sai? Wow, questa sì che è una scusa. Va bene, ti capisco. Solo, stai attento, va bene? So che Yuri non è abituata ad aprirsi. Aprirsi poi in che modo? Perciò, se succede qualcosa di male mentre è vulnerabile, potrebbe essere davvero dura per lei. I libri per lei non sono una fuga dalla realtà, sono un cerotto. Parli come se io stessi per farle del male. Scusa, non intendevo questo. Più che altro, potrebbe farsi del male lei stessa, per sbaglio. Comunque, ora condivido la mia poesia con te, va bene? A chi mostro la mia poesia oggi? A Natsuki, così mi manda via subito. Certo, no, grazie. Non è nemmeno... Prossima. Wow, è stato più rapido di quanto mi aspettassi. A chi mostro la mia poesia oggi? A Yuri. Geko, la tua scrittura non ha fatto che migliorare negli ultimi giorni. Ogni poesia che mi hai mostrato è stata spettacolare a dir poco. Riesco davvero a sentire le tue emozioni. Sono persino un po' invidiosa. Non credo che a me sia mai venuto così naturale. Beh, in realtà io vado a cercare tutte le parole che potrebbero piacerti, quindi... Yuri, non è questo il modo giusto di dirlo. Non mi è mai venuto naturale. Ma sono riuscito a migliorare così tanto solo grazie a te. Sei l'esempio verso cui tendevo. Davvero? Yuri sorride dolcemente tra sé. Questa sensazione. Sono così felice di aver potuto condividere i miei scritti. Wow, la scena in cui è rossa e sorride non l'avevo mai vista. Non avrei mai creduto che sarebbe stato così. Mi ricordo che ne parlavi ieri. Non riesco a credere che tu sia così brava in qualcosa e non l'abbia mai condiviso con nessuno. È un peccato. Forse, ma non è che io avessi proprio scelta. Che vuoi dire? Beh, Yuri sorride tristemente. Geko, a pranzo mangio da sola, lo sapevi? È un'ottima occasione per trovare un posto tranquillo e leggere. Di fatto, ho sempre dei libri con me. Diciamo che mi piace molto leggere. Beh, è un modo per dirlo, ma i libri sono così pieni di persone fantastiche e di ispirazione. Persone di cui vuoi innamorarti, o le persone con cui sai che stringeresti una bella amicizia. Persone allegre che ti mettono sempre il sorriso, o grandi pensatori che scoprono i misteri della vita. Perciò, se consideri la cosa in questo modo, sono circondata da amici ogni giorno. Capisci? E quegli amici non ridono di me. Non mi prendono in giro se mi perdo nei miei pensieri. Non mi prendono in giro per il mio corpo. E non mi odiano se mi comporto da saputella. Wow, non sapevo che la pensasse così. Effettivamente tutto il percorso intero di un singolo personaggio per me è una cosa nuova, quindi dicono questo di te. Non sono una saputella, Geko. È l'esatto contrario. Io non so niente. Non so come parlare alle persone. Non so come farmi considerare una persona normale. Non so nemmeno come essere felice. Ho tutte queste emozioni e tutto quello che so farne è leggere e scrivere, ma è stato solo ora, quando ho iniziato a condividerle con te, che ho davvero capito cosa mi è mancato per tutto questo tempo. Ma io non ho fatto proprio niente. No, ti sbagli. Già solo la tua pazienza e il tuo rispetto sono davvero importanti per me. So di essere una persona difficile, Geko. Parlo troppo lentamente, rimugino continuamente, cerco significati in tutto, ma ogni volta... Mi hai sempre trattata come chiunque altro. È così raro sentirmi a mio agio con me stessa quando parlo con gli altri. Ma per questo ogni volta che ti parlo, mi sento davvero felice. Ok. Beh, ti tratto semplicemente come meriti, Yuri. E se gli altri non lo capiscono, che vadano al diavolo. Cioè, sono entrato nel club sperando di farmi delle amicizie. E almeno con una persona direi di esserci riuscito. Tu che dici?
Se la metti in questo modo, sì. Siamo davvero amici adesso, no? Yuri si prende la testa tra le mani, ma questa volta sta sorridendo. Vuoi mostrarmi la tua poesia? Sì, certo. Ora te la prendo. Spetto sotto la luce, parte 2. Odio questo font, non riesco a leggerlo. Come viticci, i miei capelli rilucono sotto il luccichio ambrato. In lontananza sfarfalla una luce verde bluastra. Una figura solitaria la incrocia. Una sagoma che ostruisce quel bagliore inquietante. Il mio cuore batte all'impazzata. La sagoma cresce, più vicina, sempre più vicina. Apro l'ombrello, gettando un'ombra che mi nasconda la vista. Ma è troppo tardi. La sagoma emerge dalla luce della strada. Sussulto, lascio cadere l'ombrello. La luce sfarfalla, il mio cuore batte. La sagoma alza un braccio, il tempo si ferma. Unica indicazione di movimento, la luce ambrata che balugina contro il suo braccio proteso. Quel baluginio va a tempo con il battito del mio cuore, come se mi deridesse per aver ceduto a questa emozione proibita. Avete mai sentito parlare di uno spettro in grado di sentire calore? Rinuncio a comprendere e rido. La comprensione è sopravvalutata. Tocco la mia mano, il baluginio si arresta. Gli spettri sono verdi bluastri, il mio cuore è d'ambra. Carina, questa mi è piaciuta. Finisco la poesia e la porgo a Yuri, ma invece di prenderla, lei distoglie lo sguardo. La trovi sgradevole? Ah, no, certo che no. Solo non so davvero come rispondere. Le poesie di Yuri sono spesso criptiche, ma non è stato difficile capire di cosa parla questa. Non so se sarò capace di spiegarla. Va benissimo, lo capisco. Yuri fatica ancora più del solito a parlare. Questa significa molto per te. Yuri annuisce. Non sono molto bravo con le parole, ma sono felice che tu l'abbia condivisa con me. Perciò, grazie. E spero che passeremo ancora del tempo assieme. Anche se non riesco a guardarla negli occhi, vedo affiorare un debole sorriso sulle labbra di Yuri. Provo ancora a restituirle la poesia. Invece, Yuri mi prende le mani delicatamente e le spinge verso di me. Esito al calore del suo tocco. Puoi... la poesia è... Di nuovo, Yuri non riesce a finire la frase. Vuoi dire che posso tenerla? Yuri annuisce. Mi piacerebbe molto. Di nuovo, Yuri sorride appena, come per non farlo notare. Mi fa sempre sentire bene. So di non essere brava con le persone, ma... spero di poter ricambiare il favore. Sì, non preoccuparti. Penso che tu faccia un buon lavoro. Yuri torna finalmente a voltarsi verso di me. Dovremmo passare oltre prima che Monica dica qualcosa. Ma sono certa che potremo parlare di nuovo più tardi. Sì, ne sono certo anche io. A questo punto Yuri mi sorride timidamente. Io torno al mio posto per mettere via la sua poesia. Ha avuto senso usarla come ultimo personaggio, perché effettivamente sennò avrebbe dovuto condividere con gli altri. E dov'è la tua poesia? E no, l'ho detta a lui. In questo caso... Tutte guardano me. Ma certo, allora andrò ovviamente con Yuri, anche se l'abbiamo già scelta l'altra volta. Infatti questa parte già l'abbiamo vista, la saltiamo oltre. Credo che sarei più utile aiutando Yuri. Io? Ma dici sul serio? Ho scelto te perché era quello che volevo fare. Ma... Yuri si acciglia per riflettere. Yuri, ci stai rimuginando troppo. Volevi che ti avvertissi quando ti fai trascinare, giusto? Non me ne ero resa conto. Ma davvero, è quel che voglio. Tutto qua. Mi credi? Io... Yuri si acciglia di nuovo. Mi fissa a lungo, dritto negli occhi. Ti credo. E non vedo l'ora che sia domenica. Sì, anche io. E dopo questo scambio esco dalla porta e Yuri mi segue. Saluto Sayori ed esco da casa sua. Tornando a casa mi sento a disagio, ma Yuri sta per arrivare e fatico a continuare a pensarci. Forse ha ragione Sayori, non dovrei preoccuparmi troppo e comunque avremo modo di divertirci domani. Meglio concentrarmi su quel che mi aspetta. Ah! Senza preavviso, Yuri mi mette il dito in bocca e lecca la ferita. Sento la sua lingua arricciarsi attorno al mio dito. Sorpreso, ritraggo istintivamente la mano. Oh, perdonami, non so che mi è preso. Io... Yuri abbassa la testa, il viso in fiamme. Yuri... È la cosa più imbarazzante che abbia mai fatto. Come ho potuto? Mi dispiace, mi dispiace. Ah, certo, è stato strano e mi ha colto di sorpresa, ma voleva solo aiutarmi. Dai, Yuri, non esagerare. Non osa alzare la testa. Sai che ti dico? Sarà una stupidaggine, ma non mi tiro indietro. Prendo la mano di Yuri e lecco il suo dito indice a mia volta. Jiko,
Mi hai leccato il dito davvero. Adesso siamo pari. Yuri mi guarda come se avessi fatto qualcosa di sbagliato, sapendo che non è sbagliato, vero? Ed ecco che cosa ci aspetta oggi. Wow, l'immagine si è un attimo sminchiata però. È così piacevole. A proposito di oggi, non è un problema se non abbiamo avuto il tempo che volevamo, perché possiamo rivederci ogni volta che vuoi. Puoi venire qui o possiamo andare da qualche parte. Ah, scusa, dimenticavo che non ti piace uscire. Mi impappino e Yuri mi sorride timida. Comunque, sai cosa cerco di dire, perciò... Sei davvero premuroso, Geko. Yuri si avvicina di un passo a me, quindi mi stringe brevemente la mano. E mi piace questo di te. Peccato che ora tutto questo si interrompe. Beh, e adesso cosa dovrei dire? Ma non ho nemmeno l'occasione, perché Yuri si ritrae all'improvviso. Sayori! Eh? Ah, ciao Geko. Sayori. Dio mio, quanto è orribile dire tutto ciò però. Sarai sempre la mia più cara amica. Dio mio, che frase di merda. Più di ogni altra cosa, ti serve che tutto resti come sempre. Monica aveva ragione. Sembri molto più felice da quando sono entrato nel club. So che ora stai lottando con delle emozioni molto difficili, ma fidati di me. So cosa è meglio fare e cosa ti renderà felice. No che non lo sai, pezzo di idiota. Prometto che ti aiuterò a riportare le cose come erano. Io capisco. Sul viso sofferente di Sayori si apre un sorriso forzato. È questo che si sente quando ti pugnalano in petto. Dovrei scriverci su una poesia. Sayori. Va bene così. È solo la mia punizione, ricordi? Per tutto il mio egoismo. Perciò ti prego, non badare a questi stupidi sentimenti. So che hai ragione. So che non c'era alcuna felicità su quel cammino. Ecco perché sono venuta qui. Solo per sentire la risposta che mi serviva. E poi, hai ragione. Voglio soltanto che tutto ritorni come prima. Solo adesso lo capisco. Mi conosci davvero meglio di chiunque altro, Geko. Mi fido di te, su tutto quanto. Allora... Il sorriso di Sayori infine si spezza. Improvvisamente si volta e cade in ginocchio. Si regge la testa a due mani e urla più forte che può. Non so che fare, sono sconvolto. Sayori mi guarda da sopra la spalla e accenna un debole sorriso, prima di voltarsi e scappare di corsa. Sayori! Resto in piedi davanti a casa, incapace di fare nulla. Perché mi sento tanto in colpa? Non potevo davvero fare di più. Posso soltanto sostenere Sayori nel suo travaglio emotivo e accompagnarla su un percorso sano. O magari buttarla giù da un dirupo perché c'è un pezzo di merda, però, dettagli! Ma i sentimenti di Sayori sono un enigma per me quanto per lei. Anche se la consolassi, mi domando se dovrei fare qualcosa di più, qualcosa di diverso. So che questi pensieri mi tormenteranno finché le cose non torneranno come un tempo. Mi ci metterò con tutto me stesso. Sayori sarà sempre la mia più cara amica. E tu sarai sempre il più grande idiota. E farò tutto il possibile per farla sorridere ogni giorno. Oh, Dio mio, che coglione. Beh, non so quanto sia venuto lungo il video, ma con questo abbiamo concluso la route di Yuri. Tutto ciò prima dell'inizio del festival. Rileggere certe conversazioni ha uno strano effetto, sinceramente. Certo, io già conosco il gioco, conosco quello che succederà di grosso, ma le route precise dei personaggi non le avevo fatte così a fondo all'inizio. Le avevo giocate come primo let's play e avevo preso quello che era uscito. Il mio non conoscere la storia effettivamente mi aveva fatto andare sulle scelte che volevo in quel momento. Ora stiamo scegliendo in modo preciso ogni singola cosa e scopro cose che al primo giro non sapevo. Beh, rimane ancora un'altra route da fare, quella di Natsuki. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo alla prossima poesia. Ciao a tutti.